Hai visto preparare una ricetta in TV in La cucina di Tada e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice. Premi freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tada! Non te lo aspettavi, eh? Non te l'aspettavi, eh? E invece sì, perché la nostra terza parte è sempre molto attesa. Tra l'altro siamo puntualissimi come ogni giorno dalle ore 19, siamo svizzeri. Marco, ben ritrovato. Grazie, grazie mille Carlotta. Buonasera come a ogni tutti lunedì. Di nuovo. Sono qua con voi. Ma perché di nero vestito oggi? Di nero vestito. Bianco di nero, sì, ci sono io bianca. Esatto. Che... veramente pericoloso. Dov'è il viola? Sì, dov'è il viola? Viola? I nostri cuori sono viola. Esatto, va bene. No, però non ripeto, non sono listato a lutto, giuro. Diciamo, per, no, nonostante, che... insomma, ieri sera ci abbia fatto un po' patire dagli 11 metri la Fiorentina, ma insomma, poi dice il nero smagrisce. Vabbè, un po', sì, un che va per dire questa cosa. È meglio che zero. Un punto è meglio di zero, ma tre ma punti sono, sono meglio di che uno. Questo diciamo, non c'è il minimo dubbio. Vabbè, è andata. Beh, vabbè, vabbè. Quindi al contadino non far sapere. Esatto. Al contadino no, ma ai nostri taddaisti sì. Esatto, lo cosa? Scopriremo insieme. Cosa? Perché al contadino non far sapere, siccome questa è una ricetta a base di pere e di cacio, va bene? Faremo dei filetti di maiale con le pere spadellate nel vino bianco e una crema di gorgonzola sopra. Quindi spadelliamo! Spadelliamo! Allora, si comincia con gli ingredienti? Vai. Partiamo. Con gli ingredienti! Allora, per fare la ricetta di oggi servono nell'ordine 700 g di filetto di maiale, 3 pere, un bicchiere di vino bianco, una noce di burro, 4 scalogni, 2 cucchiai di zucchero semolato, 100 g di gorgonzola, 1-2 bicchieri di latte intero, 100 g di noce, quanto basta? Cubi di olio evo, sale e pepe e un po' di rosmarino e salvia, va bene? Aspetta, 1-2 bicchieri o mezzo bicchiere? Scusami, ho detto 1-2, no, è vero, mezzo bicchiere. Allora, questo è l'errore che feci io la prima settimana quindi, di Tadadi. Ormai. Quindi non è toccato solo no. Consola. No, gli errori si sbaglia allora, e si impara. Prometto solennemente che non farò mai più questo errore. Mezzo bicchiere, infatti per lì mi ci sono credo anche fermato un secondo, ho detto ma cosa ho scritto? Invece vabbè, è mezzo bicchiere ne fa, anche perché che diciamo, cosa ho scritto? Tra boh, fidiamoci. Tra e uno e due no, bicchieri di latte intero, no. C'è una bella differenza. E invece lo vedremo, bisogna mettere un po' di latte intero, ma non troppo perché si deve sciogliere bene il gorgonzola e avere un po' di cremosità, se no diventa troppo liquido. In realtà volevi sapere se... fossi attento. Esatto, era proprio capito per testare. Mi hai messo alla prova? Sei stata bravissima. E adesso io cosa faccio? Eccoci, ora mi metti metto te alla prova. Te alla e sarai severissima, lo so già. Con l'osservatorio suggerito da chi? Dalla nostra Mercapir, che ci presenta, no? Quelli che sono i prodotti da sì. consumare, frutta e verdura. Sì. Sei pronto? Sei prontissimo. Prontissimo. Quindi, arancia, spinacia e cavolo broccolo. Limoni, mele, fragole, pere, carciofi, asparagi, lattughe e spinaci. No, lo spinaci l'ho detto io. Hai detto l'ho detto talmente veloce, no. Però sostanzialmente poteva detto, andare molto peggio. Arance, spinaci e cavolo broccolo. Quindi oddio. Ho detto arance, spinaci non avevo e cavolo gli broccolo. Spinaci. Chiedo aiuto al VAR, va bene? Però insomma può darsi, facciamo così, va bene. Ok, ma se si indica il dischetto oggi proprio si può indicare il dischetto alle 11 metri. No, abbiamo allora, indicato i nostri broccoli. Assolutamente, abbiamo qua protagonisti anche i broccoli. Comunque i due prodotti di oggi sono appunto le pere e i broccoli come prodotti suggeriti. Ho deciso di scegliere, diciamo, le pere, da anche poi tra un po' la curiosità storica sarà proprio sulle pere, va bene? Allora, diciamo, come sì. prima cosa ho fatto un paio di preparazioni, diciamo, mentre c'era la diretta. Allora, praticamente ho stufato, un po' ammorbidito, diciamo così, un po' di scalogno nel burro e ora andremo poi a completare la cottura. A te piace stufare? Sì, esatto, perché comunque è la parola secondo me giusta che serve per dimostrare. Perché lo dici spesso. Perché diciamo non è né arrostito e né crudo, perché lo stufare significa cuocere, ammorbidire, magari in un liquido o in un grasso, come in questo caso. Non quindi, significa attediare. No, almeno lo spero, questo non tocca a me dirlo, ma spererei proprio di no, insomma. Via, speriamo di no, che I non sia riferita a quello. I nostri tadaisti noi li stupiamo, beh, non li meglio stupiamo, stupirli che stuparli, no? Questo non c'è dubbio. Perché il pasto può essere molto breve. Sì, esatto, quindi, ci passa una consonante o due. Mi raccomando, ma insomma, eh. Diciamo, allora...
andiamo a cuocere ora i nostri filetti, il nostro filetto di maiale, che io ho raccolto con uno spago a mo' di medaglioncino, perché sono anche carini, no? Sono quasi a bocconcino. E diciamo una preparazione che ho fatto mentre c'era la diretta, che serve ovviamente al fatto che abbiamo dei tempi un pochino più contingentati, va bene, per appunto la nostra diretta in cucina, è stato quello di fare una leggera precottura dei nostri medaglioncini, perché con il suino, con la cottura del maiale, non si scherza, deve essere cotto bene. Quindi diciamo, avevo un po' il timore non fosse sufficiente un po' il tempo a nostra disposizione, e quindi l'ho responsabilmente, diciamo, precotto. Ovviamente nel caso di una invece di una cottura a casa, dove magari abbiamo una mezz'ora un pochino più ampia, siamo un pochino più tranquilli, ovviamente il suggerimento che do è quello di andarlo a cuocere direttamente in padella, come sto facendo io, ma questo, diciamo, era un suggerimento che oggi non potevo mettere in pratica, diciamo, per ovvie ragioni, va bene? E quindi, perché allora, quindi con la nostra cucina stupiamo, ma sempre in sicurezza. Sempre, sempre in sicurezza. E allora andiamo in pratica a, diciamo, insaporire i nostri medaglioni, esatto, di maiale a mo' di medaglione, bocconcini. Andiamo a dare una spolverata di pepe, una spolverata di sale ovviamente. Okay. Andiamo a darli ambo le parti, va bene? Certo. Così almeno si insaporisce bene. Sotto e sopra. Sì, esattamente. Sopra e sotto. Esatto, esattamente. Ecco qua. Uh-huh. E andiamo a dargli un altro goccino di ancora. Sale in più, vi esageriamo un po'. Oddio. E mettiamo anche un po' di erbettine aromatiche, va bene? Questo ci servirà ovviamente, salvia, rosmarino, questi li ho tritati mentre appunto c'era la diretta, e questo, diciamo, ci servirà a dare ancora di più un profumo di arrosto, diciamo, al nostro piatto. Allora andiamo a mettere, posizionarli sul nostro olio di qualità, di assoluta qualità, che ho proprio versato testè, va bene, nella nostra padella. Andiamo durante a mettere, la nostra diretta, durante la nostra diretta rigorosamente in diretta, giuro, mi sono reso conto di averlo già detto tipo cinque volte, e quindi diciamo, non ti preoccupare, prometto assolutamente che non dirò più la parola, no, di lei. Ma lo sai, guarda, ne approfitto, Marco, perché fai benissimo, perché ci sono ancora tante persone che mi fermano e mi fanno: ah, te sei la conduttrice della cucina. Però, no! Diciamo, dai, inizia alle 17:15. Diciamo che oggi abbiamo fugato ogni dubbio. Siamo in diretta. Dalle 19 in punto. 17:15. Va bene, la cucina avevi detto. Dai, dalle 17:15. E comunque garantisco io, va bene? Assolutamente live. Che live, siamo in diretta dall'inizio alla fine. Certo, dall'inizio alla fine. Bene, perfetto. Anche questo spazio. Bene. Vai. Allora, il nostro filetto di maiale sta iniziando a cuocere, un po' a sfrigolare, va bene? In modo tale che si vada a creare una sorta quasi di crosticina, va bene? E poi lo rigirerò anche dall'altro, anche in questo caso, da una parte sopra, esatto, e poi dall'altra. Sopra e sotto. E poi andremo un attimino ad abbassare per dargli una temperatura un pochino più di mantenimento, diciamo. Bene. Allora, andiamo nel frattempo a tagliare le nostre pere, va bene? Perché sono un po' le protagoniste di questo piatto, al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. E infatti introduciamo, mettiamo le nostre pere. Allora, le pere, in pratica... Anche a me piace tantissimo il pecorino con le pere. Eh beh, ma com'è, gorgonzola, pecorino, è fantastico, insomma, è il suo proprio. E quindi vado a tagliare, oggi è abbastanza grosso. Oggi ci prendi proprio di gola, eh? Speriamo, lo spero tanto. Andiamo a tagliare abbastanza grossolane, e poi ho paura se no che si sfardellino troppo, quindi anche se queste sono delle ottime pere Williams, e quindi diciamo la Williams è anche, come dire, una sua un'ottima pastosità. Tenuta. Ah, esatto. Però insomma vado un'ottima a tagliarle consistenza, abbastanza. Ma proprio per questo, esatto, è vedi, giusto poi sono profumate, mantenerla, sì, esatto, assaggiarla, esatto, e mangiarla. Un po' si ammorbidirà, chiaramente, andiamo a cuocerlo, però sarà una spadellata abbastanza veloce, non voglio tenerlo troppo, va bene? Giusto il tempo poi di far evaporare un po' il vino e siamo a posto. Quindi questa è una mela, è una pera, hai detto? È una pera Williams. Williams. Questa, buonissima, tra poi sulle pere perché ce ne sono tante. Perché se la nostra pera Williams un po' di consistenza perde, esatto, non vi preoccupate perché la noce la rimette. Sì, è vero. Perché, esatto, perché comunque sopra croccante, la no? nostra crema... Che non può mai mancare la consistenza, hai detto una croccantina. Cosa, hai detto una cosa giustissima in realtà. Perché appunto anche la noce, diciamo, la pera, le noci, il cacio, vabbè, il gorgonzola, che ora ridurremo a breve a crema, ci garantisce anche, esatto, un pochino di croccantezza. Io le noci le ho leggermente arrostite un po' nel forno prima, non dico mentre eravamo in diretta, prima, in modo tale, diciamo, da dargli un'ultima arrostita, un pochino di profumo in più, e lo andremo poi a guarnire
con le noci ci stanno da 10 con il gorgonzola e, come dici giustamente tu, ci daranno anche un elemento, diciamo, di croccantezza al piatto che male non fa. A volte mi stupisco di me stessa. No, invece no. Ma è giusto. Sempre cose pertinenti, giusto. E anche stavolta, diciamo, l'hai detta. Ma la croccantezza giusto. È importante. Ora, io voglio capire perché Lori sta ridendo e mi sta prendendo in giro. Non lo so, è sempre perfida, là ci guarda. Guarda. Con sguardo severo. Peggio della strega di Biancaneve, la nostra Lori. Sembra agli 11 metri tra Fiorentina e Roma. Veramente, un ci si fa. Va bene? Allora, andiamo a sciogliere un pochino di burro nella nostra padellina e ora andiamo veramente... Eccola qua. Se l'hai meritata, va bene? Te lo sei meritata. Lori, siamo in diretta, giusto? Ce lo confermi? Vedi, conferma anche Lori, allora. Vedi, comincia già subito a rendersi severa. Guarda, sei già portata avanti. Hai visto? Allora, noi abbiamo fatto due cose. Abbiamo sciogliamo un po' il burro. Con lei che vi fa... ci mette furia, giustamente. Sicuramente ci fa finire in tempo. Sì, sicuramente, non c'è dubbio, è severissima. Allora, andiamo a mettere il nostro gorgonzola nel latte che si sta scaldando, appunto nel mezzo bicchiere, non nell'uno barra due. Che bellezza, abbiamo il gorgonzola nel latte e il burro. E il burro, qui c'è lo scalogno, che è già nello scalogno. Esatto, e ora qua... ci metteremo, lasciamo un po' alzare la nostra temperatura. I nostri bocconcini nell'olio. Allora, esatto. Ed è tutto sotto controllo. Lori. È tutto sotto controllo, va bene? Perfetto. Guarda, siamo meritati un applauso. Esattamente, fantastico, meraviglioso. Anche io mi ci metto, no? Con te, mi unisco. Perché cuciniamo insieme. Io supporto, sostengo. Sostieni, ispiri in cucina, vedi? Oh. Allora, qua mettiamo... le nostre pere, alzo un po' a questo punto la nostra induzione. 7 siamo sul 7. Andiamo così a spadellarle più velocemente. Perché? Allora, con la nostra padella siamo su un 4. Sì, allora, con la nostra gorgonzola siamo sul 6. Sì, esatto. E di qua sul 7. E di qua sul 7. Ora, diciamo, le do tombola! Li avete presi questi numeri? Oggi siamo in forma straordinaria. Allora, diciamo... in realtà siamo sempre in forma. Siamo sempre in forma. Ma oggi più di sempre. Particolarmente ispirati. Insomma. Quindi, mi raccomando, allora, 4, 6, 7. Andiamo. Ora penso anche agli altri 3, va bene? Andiamo a mettere da qui alle 19:30 ve li diciamo. Assolutamente, sì, almeno alterno. Allora, andiamo un po' a spadellare le nostre pere, insaporendosi con lo scalogno. Capito? Vado ora a mettere momento un po' delle pere. Esatto, un po' di zucchero a renderle un pochino più caramellate. Poi lo sappiamo, a noi l'aroma dolce ci piace tanto. E con il maiale, con il filetto di maiale. Ma siamo sicuri che questo è zucchero? Sì, garantisco. Sei sicuro? Garantisco. Ho messo il sale qua e lo zucchero qua. Ok. No, okay. No, assolutamente. No, perché in questo io sono numero uno, eh. Mettiamo un po' anche di sale, però, perché anche deve essere un dolce, diciamo, no? E un po' di pepe, ma abbiamo messo un po' di zucchero semolato per dare una sorta di caramellizzazione, va bene, alle nostre pere? Sì. Allora, qua possiamo già iniziare a abbassare, okay. Va bene? Ok, sì. Ecco qua. Quindi, tadaisti, ecco qua, potete aggiungere... anche il numero 3. Sì, ora ne aggiungiamo tutti. A parte il 9, si va un po' troppo alto. Altri 2. E poi attacco tutto e non altri 2 mancano. No? Lo so, però ora il 9 si va molto alti, però. 9. Esatto. Poi manca l'1. Vabbè, quelli praticamente dall'1 al 10. Dall'1 al 9. Esattamente. Ecco qua, ora andiamo ad abbassare. Andiamo a dargli un'ultima svaporata con il vino. E visto che sono alla parte delle nostre pere. Ecco qua, senti. Alla parte delle nostre pere. Esatto, siamo in pera, nella zona pera, diciamo. La curiosità qua storica. Qua ci fermiamo. La curiosità storica. E possiamo dare il là alla nostra curiosità storica che riguarda le pere. Per l'appunto. Allora, la curiosità storica di oggi l'ho voluta proprio incardinare sulla storia di Firenze. Ah, però. Perché forse non tutti sanno che, come dice la settimana enigmistica, che uno stemma di una delle famiglie più ricche della Firenze del Medioevo aveva proprio delle pere nello stemma. Perché si chiamava la famiglia Peruzzi ancora oggi. Sì. Il cognome Peruzzi è molto diffuso a Firenze. E questo era il suo stemma, con tutte queste queste pere dorate sostanzialmente. Ma simbolo anche della loro carine. Ricchezza. Anche perché la famiglia Peruzzi, non ci dimentichiamo, Carlotta, era diventata particolarmente ricca nel 200 e nella prima metà del 300
grazie a due attività, quella dei commerci su scala internazionale ed anche le banche, il servizio finanziario, la banca. Sì. Spesso tanti mercanti, commercianti di quel rilievo poi accompagnavano la loro attività anche con la banca, ovviamente, lì tornava comodo chiaramente. Ecco, e la famiglia Peruzzi è tra le più ricche della Firenze della prima metà del 300. Questo lo sappiamo tra i tanti motivi, anche perché commissiona ad uno dei pittori più importanti del tempo. Chi? Giotto. Giotto. Quindi proprio il, possiamo dire, il must proprio per eccellenza. Ecco, no, è la fotografia prima, se possibile, perché Giotto non dipinge questo ritratto. So se c'è anche la foto della cappella di Santa Croce, se no lo dico io a voce. Eccola qua. C'era, vedi che c'era. E certo che c'è. Questa è la cappella Peruzzi di Santa Croce, okay, che commissionano a Giotto. Non c'è più. Che era uno dei più grandi pittori del tempo e anche, diciamo, commissioni molto elevate. Mm-hmm. Persone che venivano pagate molto per fare questi cicli d'affreschi. Ciclo d'affreschi, diciamo, improntato alle storie di San Giovanni Evangelista e San Giovanni Battista, 1320, è l'apoteosi di questa famiglia. Però questa famiglia poi fa una sorta di una specie di volo di Icaro, perché cosa in pratica fallisce miseramente. Perché? Per colpa, tra virgolette, anzi senza virgolette, di quel signore che abbiamo visto, di cui abbiamo visto il ritratto postumo, è re Edoardo III d'Inghilterra. Cosa combina? Cosa combina re Edoardo? E re Edoardo dichiara guerra alla Francia, inizia la guerra dei cent'anni, sì, va bene? Certo. Siamo alla fine degli anni 30 del 300. Per armare il suo paese, diciamo, cerca finanziamenti qua e là, e li cerca soprattutto a Firenze. Non ci dimentichiamo che Firenze era la capitale assoluta e della finanza europea. Viene chiamata in causa. Viene chiamata in causa la banca, tra gli altri, dei Peruzzi, tra le più esposte. Gli hanno finanziato buona parte di questa prima parte della guerra. Il problema è che la guerra va male per Edoardo III. Va male la guerra e vanno male anche le finanze del regno. E quindi cosa succede? Succede una cosa modernissima, perché il Medioevo è molto più vicino di quanto crediamo, ovvero la corona d'Inghilterra diventa insolvente. Non ti do più indietro i soldi del prestito. E quindi cosa succede? Succede un casino, un patatrac, un crack vero e proprio finanziario. Sì, no, falliscono, sì, i Peruzzi, poi i Mozzi, gli Scali, i Bardi, le principali banche del tempo. Falliscono per colpa di un'eccessiva esposizione bancaria e quindi l'insolvenza poi della corona d'Inghilterra. E collassa quindi tutto il sistema bancario di quella grande capitale europea della finanza, era Firenze. E cosa succede? Poi c'è la peste nera, quindi un disastro dietro il disastro. Appunto. La finanza fiorentina. Quando piove sul bagnato, no? Esattamente. La finanza fiorentina riprenderà ossigeno, va bene, e ritirerà la propria schiena dritto. Un sollievo, soltanto, un respiro, esatto, okay, soltanto alla fine del 300. Uh-huh. E lo sai con quale banca? Nel 1397 viene fondata la banca della famiglia più famosa di Firenze, ovvero il Banco dei Medici, con Giovanni di Bicci dei Medici, e da lì in poi partirà la grande epopea della famiglia Medici, proprio dalle ceneri di questo sistema finanziario, quello anche dei Peruzzi era collassato. Avete sentito cosa abbiamo scoperto oggi? Hai visto? Allora, ora qua siamo, mentre eravamo qua ad intrattenerci sulla storia, però era carina, insomma. Durante la diretta. Durante la diretta, non ce lo dimentichiamo mai. E diciamo... carina. Più che altro è importante, no? Importante anche perché dobbiamo sapere quella che è stata la nostra storia. Assolutamente, anche perché rappresenta uno dei momenti più importanti e al contempo più tristi di Firenze. Non ci dimentichiamo che Firenze al tempo, ora vado a togliere il nostro maiale, che Firenze al tempo era non solo la capitale della finanza internazionale, vabbè, la borsa di New York, cioè tutto si scambiava in fiorini d'oro, ma Firenze aveva avuto anche un boom demografico enorme, era una metropoli di 100.000 abitanti alla metà del 1300, la prima nostra della meravigliosa Firenze. Quindi aveva gli abitanti delle principali città del mondo, era veramente una grande capitale. E poi però collassa e si riprende con calma nel 400. Certo. Va bene, ecco qua, vedi le nostre pere come che mantengono la forma. Esatto. Nel frattempo direi che siamo assolutamente prontissimi, va bene? Quindi vado un attimino a controllare, vedi, il nostro gorgonzola, che nel frattempo è andato a sciogliersi nel latte e quindi ha fatto una sorta di cremosità vera e propria. Infatti l'abbiamo chiamata crema di gorgonzola. Vado a togliere adesso i nostri medaglioncini, va bene? Così almeno si assestano un minuto che e vado a togliere... Che sono davvero invitanti. E profumino. Mm-hmm. Tra pere, caramellate...
Gorgonzola. Beh, insomma, dai, ci sono tutti i nostri gusti favoriti, oggi... tra i preferiti, dai, quantomeno. Anche perché non è semplice, no? Far mangiare a me la carne. La carne. Quindi devi pensare sempre a un modo. Esatto, e qui si e va. Ce l'ha fatta anche oggi. Sulla dolcezza, e quindi dai, speriamo che attraverso la dolcezza tu possa trovare gusti a te affini, va bene? Ecco qua, andiamo a togliere lo spago che io ho utilizzato per dare forma ai nostri medaglioncini, va bene? Ecco qua, va bene? Certo, mi raccomando, non vi dimenticate... lo spago. Lo spago. E benché meno gli stuzzicadenti, te lo ricordi, ne parlammo una volta di quanto è tragico e traumatico. Cioè, vi immaginate che danno... Diciamo, bocca, al vostro palato. Tragico se troviamo uno spago. Traumatico se si trova, invece lo stuzzicadenti, per carità di Dio, un disastro. Come trovare l'aglio. Ecco, diciamo, sì, oddio. Mia mamma ancora non ha capito che non deve ti togliere l'aglio. Signora, ne sono infatti, testimone io. La quando scorsa faccio... settimana, sì, proprio di lunedì, esatto, cosa è successo la sera? Ho mangiato l'aglio e quindi... E signora, mi sono... Ne sono testimone. Arrabbiato tantissimo. Ne sono testimone io. Quando a volte nelle ricettine metto l'aglio, glielo faccio scomparire prima possibile. Oramai è risaputo questo. Allora, siccome vedo che Lori ci sta già riguardando giustamente molto severa, allora a questo punto direi sia il momento di impiattare. È già iniziato con... Esatto. Andiamo ad impiattare. Sì. Va bene? Certo. Il nostro piatto, anche perché così almeno ho anche un minuto in più per impiattarlo meglio. Va bene? Ecco qua. Mm-hmm. Vedi qua si sono... quasi appunto caramellate in qualche modo, vedi, lo zucchero fa la sua parte, ecco. Uffa, ma... vorrei già poter assaggiare un pezzettino. A breve arriva. Dai, va bene, aspetto, dai. Ecco qua. Anche perché l'attesa aumenta il desiderio. Beh, speriamo che non lo tradisca questo piatto, va bene? Allora, no. Andiamo a posizionare i nostri medaglioni, mm-hmm. Io direi... Ecco qua, di posizionarli centrali, non in fila, sennò impiatto sempre in fila, va bene? Davvero? Vero? Infatti, te lo giuro, in fila, no, eh? Mi sarei aspettata una composizione diversa, sì, con le pere disposte in diagonale e sopra la diagonale le tre. Beh, ho detto può però... Può essere un'idea, giusto? Può essere assolutamente un'idea. Ho detto no, vabbè, sennò... Guarda come un piatto può cambiare da sempre, persona a persona. Assolutamente. Ecco qua, un po' di crema di gorgonzola sopra, bene che coli da anche un chef po'. Da chef a chef, sì, esatto. Perché sono anche io uno chef d'ora in poi. Esatto. Punto. Beh, insomma, di puntate in cucina ne stai facendo molte, per cui, insomma, le esperienze si sommano. Allora, mettiamo un po' di noce, va bene? Sì. Appunto per dare la nostra croccantezza. Ok. Ok. Ecco qua, un ultimo filino di erbette aromatiche. Ok. Il piatto è pronto. Wow. Bene. Non potete capire, non lo dico. Secondo te cosa stavo per dire? Ogni volta alzi l'asticella sempre di più, giusto? È vero. Ah, ok, però non volevi dire questa. Volevi dire che eravamo in diretta. No, volevo proprio dire questo. Okay, vabbè. Tra l'altro salutiamo il nostro Shadi che ci sta seguendo in questo momento. Mi ha appena scritto. Un abbraccio davvero. Ed ecco qua, allora, il piatto è pronto. È davvero speciale questo piatto. Speriamo di sì. Come? Quindi posso procedere con l'assaggio? Sì, puoi procedere, assolutamente. È davvero speciale la giornata di oggi. Ah già, è vero, diciamolo. È il compleanno della nostra Deborah. È il compleanno di Deborah, bellissima, esatto. Bellissima, di verde esatto, vestito, tra l'altro. Di verde l'altro. Vestita. Ecco qua. Eccola, tanti auguri alla nostra Debbie. Vi aspetta già per il TG. È stato . Lungamente preannunciato questo evento. Ecco qua. E la pera a fare da corredo al nostro gorgonzola. Sono riuscito a farti mangiare il filetto di maiale. Fantastico. No, sono felicissima. Nonna, cioè, praticamente... l'hai presa la ricetta? Se non l'hai presa domattina c'è la replica. La dolcezza del gorgonzola, della pera spadellata, la noce e l'intensità della carne. Ma guarda questi broccoli che mi stanno a te. Si sono piazzati. Come si sono permessi? Benedetti. Come si sono permessi? Carlotta, Marco. Ce l'abbiamo fatta anche oggi.
alla grande, direi. Bene, oggi guarda proprio piacere. Ti do un... Mi fa molto molto piacere davvero. Allora è appena caduto il cellulare, lo dall'emozione. Chissà, lo scoprirete se non vedrete il post del piatto alle 19:30 puntuale. Marco, con te grazie ci rivediamo mille. Settimana prossima, sempre di lunedì, e con i Tadaisti l'appuntamento domani 17:15 per un'altra puntata imperdibile, e adesso il TG38 con la nostra meravigliosa festeggiata. E quindi a domani e buona serata a tutti voi. Ciao Tadaisti!